Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, un po' strano rimettermi a filmare qua perché da quando sono tornata dopo le ferie è la prima volta che mi metto qui nel mio studio davanti alla videocamera. Comunque, oggi finalmente vi filmerò il video che state aspettando da tantissimo, cioè il video su come ho perso peso perché vi siete accorti in tanti che l'anno scorso ho perso 13 kg in realtà. Però è stato un cambiamento talmente lento perché non mi sono messa a dieta e non mi sono nemmeno prefissata di perdere tutti questi chili. Volevo semplicemente perdere qualche chilo, quindi ho adottato, diciamo, qualche. Mi sono imposta delle piccole regole che però non mi hanno, diciamo, condizionato la vita, né mi hanno pesato in alcun modo, e alla fine mi sono ritrovata a perdere 13 kg, però ripeto, ci ho messo, io penso, tipo 6 mesi, una cosa del genere, ed è successo in realtà praticamente l'anno scorso dopo l'estate. E quindi, anzi, durante l'estate l'anno scorso, però è una cosa che di cui voi vi siete accorti più che altro, secondo me, questa primavera quando iniziamo a spogliarci, tra virgolette, quindi quando ho iniziato a mettere abiti, maglie, top un pochino più corti, un pochino più aderenti, e quindi lì ve ne siete accorti, perché non è stato un cambiamento gigantesco e 13 kg. Quando sei alta come me, logicamente si vedono un pochino meno se li perdi. Quando ovviamente sei un pochino più piccola, ovviamente sono molti di più. Quindi, detto questo, fatta questa premessa, vi spiego come ho fatto più che altro perché mi è stato chiesto da voi come ho fatto, perché in realtà non c'è nessuna tecnica particolare, nel senso posso dirvi cosa ho fatto io, ma non sono una dietologa, quindi non è che posso dirvi cosa dovreste fare voi, ok? Vi racconto semplicemente la mia esperienza e quello che è stato per me. In realtà il mio peso è sempre stato un po' yo-yo, cioè mi sono ritrovata ad essere molto molto magra e su YouTube tutti mi dicevano: Nicole, sei troppo magra, fai qualcosa, e mi sono ritrovata invece ad avere qualche chilo in più e su YouTube tutti mi dicevano: Nicole, dimagrisci. Quindi insomma c'è sempre o sono troppo magra, sono troppo grassa, c'è sempre, ok? Quindi c'è un po' quell'effetto yo-yo che in realtà tanti hanno ed è una cosa che è capitata spesso anche a me. Detto questo, allora, che cosa ho fatto praticamente? A parte che mi piacciono un sacco questi video chiacchierarci con voi. Allora, sostanzialmente mi sono resa conto che, cioè, mi vedevo un po' troppo paffutella in viso, tipo, ok? E mi sono resa conto che alcuni degli abiti che, tipo, 2 anni fa, vi sto parlando dell'anno scorso, ok? Perché in realtà questo video me lo state richiedendo da tantissimo, avrei dovuto già filmarlo tipo un 6-7 mesi fa, ma lo sto filmando adesso. Comunque, 2 anni fa, più o meno, 1 anno e mezzo fa, mi sono resa conto che tanti abiti, magari qualche jeans che indossavo l'anno prima, l'anno scorso mi stavano super stretti, e quindi lì mi sono detta: ok, Nicole, mi vedo paffutella in viso, gli abiti mi stanno strettissimi, facciamo qualcosa. Anche se, ripeto, io non sono una che si è mai messa a dieta, probabilmente non ci riuscirei mai perché per me semplicemente non è fattibile. Cioè, se mi impunto di mangiare di meno, di stare attenta all'alimentazione, finisco per concentrarmici ancora di più, finisco per avere ancora più fame, finisco per mangiare ancora di più. È una cosa che ha senso questa. Se sentite casino, è Max che sta cercando disperatamente di entrare qua, perché ha tutta la casa libera e lui deve entrare qua quando filmo, ok? E quindi non so se succede solo a me questa cosa o se è una cosa psicologica, ma più penso a, oddio, voglio perdere qualche chilo, più penso a, non lo so, all'alimentazione, eccetera, più mi ritrovo a pensare al cibo e quindi a mangiare, ok? Allora, una cosa che, diverse cose mi sono prefissata, che in realtà non sapevo se avrebbero funzionato oppure no, e non escludo nemmeno che potrei anche riprenderli quei chili, ok? Perché mi conosco. Comunque, una cosa di cui mi sono prefissata, numero uno, e lo so che questa cosa è scontatissima, e vi giuro che questo video non sarà soltanto io che vi dico in 10 modi diversi bevete molta acqua, però una cosa che a me personalmente aiuta, e non perché, cioè non solo perché fa bene, non solo perché vi depura, ritenzione idrica, eccetera, eccetera, insomma, queste robe le conosciamo tutti. Personalmente bere molta acqua mi aiuta perché non sento tanto la fame, cioè vi spiego come mai. Molte volte mi sono resa conto che mi ritrovo ad aver fame e ad andare in cerca di schifezze da mangiare quando in realtà ho solamente sete, e me ne rendo conto perché
Allora, cerco di bere sempre almeno 2 litri d'acqua al giorno, questo è quello che mi fa stare bene. Se bevo meno di 2 litri d'acqua al giorno mi sento disidratata e ho sete. E, mi sono resa conto, proprio appunto un annetto e mezzo fa, che quando bevevo di meno, cioè magari non mi rendevo conto di non aver bevuto tanta acqua in quella giornata, andavo alla ricerca di schifezze da mangiare e mi sono resa conto che se invece al posto di mangiare, che ne so, 1, 2, 3 merendine, mi bevevo 3 bicchieri d'acqua, mi rendevo conto che in realtà non era fame, era semplicemente sete. E questa, leggendo su internet, informandomi un pochino, ho visto che è una cosa che capita a molte persone, quindi può essere che capiti anche a voi. Fateci caso, se bevete poca acqua e vi ritrovate ad avere voglia di mangiare snack, dolci, salati, che siano insomma comunque schifezze, provate magari a ragionarci. Ho bevuto abbastanza acqua oggi, non è che non è proprio fame, ma magari ho sete. E questa è una cosa che personalmente su di me funziona. Se bevo 2 litri d'acqua al giorno, almeno 2 litri d'acqua al giorno, non mi ritrovo ad aver tanta voglia di mangiare schifezze, anche se la voglia di mangiare schifezze c'è sempre, ma magari c'è un po' di meno, ok? Lo testimoniano i miei mukbang, dove irrimediabilmente mangio di tutto, ok? Numero 2, altra cosa che ho fatto, dovete sapere, io sono tendenzialmente una persona molto pigra, nel senso che se, per esempio, se c'è l'ascensore, ok, io non vado a camminare, nemmeno un piano di scale non lo faccio, perché se c'è l'ascensore, dico, prendo l'ascensore, ok. E anche questa è una cosa che mi sono resa conto che è molto sbagliata, perché poi ovviamente dipende dal tipo di lavoro che uno ha. Il mio lavoro è molto sedentario, e montare i video, filmare, eccetera, mi ritrovo bene o male, a parte quando viaggio, anche quella è una parte del mio lavoro, ma a parte quando viaggio spesso sono seduta come mi vedete in questo momento, quindi per me è indispensabile fare un po' di movimento, visto che bene o male odio lo sport, a parte magari il nuoto in estate eccetera, ma io non sono una persona molto sportiva. Mi sono resa conto che approfittare dei momenti della giornata in cui posso fare 2 passi è molto importante, e vi spiego cosa ho fatto, nel senso, se appunto, vabbè, a parte l'esempio che vi ho fatto dell'ascensore, delle scale, ma è una cosa che almeno su di me ha fatto la differenza e ho notato che mi aiuta molto di più, ma mi sento anche meglio io, nel senso, ho 3 piani di scale da fare in su e in giù, faccio 3 piani di scale piuttosto che prendere l'ascensore. E, altra cosa, se magari prima, per dire, non facevo nemmeno 2 passi a piedi, macchina, autobus, taxi, qualsiasi cosa, ma non facevo 2 passi a piedi. Adesso, se devo vedermi con un'amica, devo fare 2 passi in centro, eccetera, preferisco, a meno che non siano tratte lunghe, preferisco magari il taxi non prenderlo e andare a piedi, magari faccio una bella passeggiata e cerco di, anche lì, io sono una persona che cammina molto piano e ho cercato e cerco, quando mi ricordo, di andare un pochino a passo più veloce. Questo non significa correre, perché io non sono una persona che corre e probabilmente non ci riuscirei mai, anzi ho anche dolori di schiena se ci provo, quindi non è una cosa che fa per me. Però sicuramente il fatto di camminare tanto di più, perché prima, vi giuro, cioè 2 passi non li facevo, mi ritrovavo sempre o a muovere la macchina, o andare in taxi, o l'autobus, ma proprio 2 passi non mi andava di farli. E quando mi sono prefissata, piuttosto che, quando mi sono resa conto che comunque mi muovevo veramente veramente poco, e forse per quello ero ingrassata, perché pur non mangiando tantissimo, comunque le mie schifezze le mangio certo, ma pur non mangiando quantità esorbitanti di cibo continuavo ad ingrassare. Perché? Perché non mi muovevo, quindi irrimediabilmente tutte le schifezze che mangiavo, che non erano super salutari, andavano in ciccia, ok? Tendenzialmente nei fianchi, nel mio caso. E quindi mi sono detta, ok, poi informandomi un pochino, visto che è meglio camminare a passo veloce piuttosto che a passo lento se si vogliono bruciare i grassi, quindi l'unica cosa che ho fatto è appunto è stata quella di cercare di fare 2 passi in più, ma non di necessariamente andare a fare sport. Per questo vi dico che la cosa non mi è pesata, cioè non mi sono detta ok, faccio 3 giorni di palestra alla settimana, perché per me non è una cosa fattibile. In molti ci riescono, a me la palestra come ambiente non piace, per me è
tempo buttato, nel senso, cioè, prendersi cura del proprio corpo in realtà non è tempo buttato, io semplicemente la vedo così perché è un posto che mi annoia tremendamente ed è un posto che puzza. Quindi, scusatemi, ma cioè le palestre puzzano e quindi sostanzialmente non è una cosa che fa per me, beati voi se l'amate, per me non è proprio, no. E quindi il fatto di muovermi un pochino di più, appunto, fare le scale, fare due passi, oppure, che ne so, se piuttosto, appunto, mi prendo un po' di tempo in più per farmi una lunga passeggiata per raggiungere la persona o l'appuntamento che ho, piuttosto che, appunto, fare all'ultimo secondo e poi trovarmi ad andare in taxi, in autobus, in macchina, eccetera. Quindi questa è anche una cosa che, devo dire, mi ha aiutato tanto. E non è, però con questi piccoli accorgimenti, appunto, non ho perso peso in un tempo breve, è stata una cosa molto dilazionata nel tempo, però alla fine funziona, specialmente se continui a farlo. Altra cosa che ho fatto, è però una cosa che ho un po' abbandonato adesso che fa molto caldo, e a me piacciono tantissimo le zuppe, le minestre, il brodo, eccetera, quindi ho notato che mangiando più liquidi perdo peso molto più in fretta, anche se le porzioni in realtà non sono per niente ridotte, cioè mi ritrovo spesso ad avere tanta tanta fame e sarei capace di mangiare un piatto gigantesco di pasta, e gigantesco intendo proprio una pasta mountain, cioè una montagna di pasta, quindi piuttosto mi sono messa in testa di mangiare, appunto, minestre, zuppe, eccetera, ma perché comunque è una cosa che mi piace, quindi tipo la minestra di orzo oppure, che ne so, la minestra di verdure passate, eccetera, anche perché io non amo molti tipi di verdure, le mangio soltanto se sono passate nel minestrone, quindi fino ovviamente all'inizio dell'estate, perché poi con l'estate, in realtà anche in estate ho mangiato un po' di minestra, ma non tantissima, però mi sono prefissata, appunto, l'anno scorso di mangiare più liquidi, anche più volte a settimana, non è una cosa a cui ho fatto caso, non mi sono fatto un calendario, appunto, non ho fatto nessuna dieta, non ho niente di niente, però ho comprato più minestre, ho comprato più verdura, ho comprato l'orzo, eccetera, eccetera. Altra cosa che mi viene in mente, a me l'orzo piace molto, ok, ovviamente va a gusti, però a volte, visto che appunto io amo farmi i food mountain, ok, e ho mangiato spesso e volentieri insalata di orzo, che per me è un ottimo sostituto alla pasta, e noto che anche mangiandone tanta comunque non mi dà l'effetto che mi fa la pasta, cioè proprio mi gonfia, mentre appunto con una insalata d'orzo, che io la uso un po' come se fosse la pasta l'orzo, cioè una volta che è cotto ci metto l'olio, ci metto il parmigiano, posso metterci qualsiasi altra cosa, eccetera. Di solito faccio così: olio, parmigiano, olive verdi, magari mozzarella, e così mi sono ritrovata a mangiare molti meno carboidrati. E quando invece facevo la pasta, lì irrimediabilmente sapevo di dover limitare le porzioni, perché nei periodi in cui io ingrasso, una cosa che ho notato è che mangio tanta tanta pasta. Non è il mio caso il discorso, perché di solito anche il pane è così, cioè quando mangi tanto pane e tanta pasta tendi un po' a gonfiarti ed ingrassare. Io non mangio quasi mai pane, magari quando faccio un panino, però con i pasti non mangio il pane, quindi non era il mio discorso era più che altro la pasta, ma mi sono resa conto perché appunto io mangio piattoni di pasta giganteschi e quindi ho tentato di limitare le porzioni. Anche qua non peso le porzioni, non sto attenta ai grammi perfetti, sicuramente non mangerò 75 grammi di pasta, che è la porzione consigliata, ideale, eccetera, però tento almeno di non fare quelle porzioni gigantesche, e l'unico modo per evitare di mangiare porzioni gigantesche di pasta è quello di non cucinarne tanta. Prima dicevo, boh, piuttosto ne faccio un po' di più, magari la mangio domani, adesso cerco di fare i piatti per quello che mangerò, non pensando, okay, se non la mangerò domani, perché poi irrimediabilmente la mangio oggi, e quindi non funziona. Altra cosa, allora, da qualche parte ho letto che se prendiamo prodotti alimentari con la scritta light tendiamo a mangiarne di più. È per questo che quando vogliamo dimagrire prendiamo le cose light, alla fine con l'idea, tanto questo è light, ne mangio di più, e alla fine finiamo per ingurgitare
le stesse identiche quantità, calorie, se non di più. Allora che cosa ho fatto? Mi sono detta, ok Nicole, se c'è, anche qui, senza impuntarmi troppo, senza essere troppo categorica, mi sono detto ok, se c'è la versione light di quello che compro, prendiamo la versione light, ma stiamo attenti a non consumarne comunque di più. Quindi tipo sottilette, tipo Philadelphia, tipo anche il ketchup, mi sa tutte le cose, tipo anche la mozzarella, per cui c'è l'alternativa light, tendo a prendere l'alternativa light, sempre però stando attenta a non mangiarne di più, proprio perché è light, perché è una cosa psicologica che ho anch'io, cioè se una cosa è light, dico boh, tanto è light, mangio tipo 4 volte tanto quello che mangerei se non fosse light, quindi questa è una cosa che boh, io ho notato ed è questo quello che ho fatto, non so ovviamente se questo abbia influito o non abbia influito, però questo è quello che ho fatto, insomma, e continuo a fare, anche se a volte ovviamente il gusto un po' ne risente, quindi non lo faccio in tutti i casi, cioè adesso non mi viene in mente, ma ci sono cose che se sono light evito perché so che il sapore non è buono, quindi ripeto, non sono stata tanto attenta, non sapevo nemmeno che avrei perso 13 kg in realtà, è una cosa che è capitata. Poi una cosa che tutti consigliano, mi rendo conto, è di non mangiare la sera o comunque la notte, però mi sono resa conto che per quanto mi riguarda non è una cosa fattibile, perché molto spesso mi ritrovo a lavorare di sera, di notte, e mi ritrovo ad aver fame in quegli orari, quindi allora, numero uno, cerco quando faccio, allora cerco uno di evitare di farli gli spuntini serali, notturni, ma non sempre è così, a volte ho veramente fame e quindi mangio in ogni caso. Una cosa però che ho fatto è stata quella di quando ceno, strano a dire, ma se è una giornata in cui ho particolarmente fame, quando ceno tento di mangiare un attimino di meno, perché tanto so che dopo farò uno spuntino, se ha senso quello che sto dicendo, però ovviamente per me è così. Ad esempio, se ordino una pizza, invece che mangiarla tutta, magari ne lascio un quarto, ok? E me la tengo come spuntino serale notturno per dopo, perché so che irrimediabilmente dopo mi verrà fame. E Max impertinente continua che vuole entrare, incredibile. Max! Non è che deve entrare proprio qua, il fatto è che se lo faccio entrare, ragazzi, oppure che inizia a fare la cacca anche lui sul divano, perché stanno tutti là ad annusare, è un po' una situazione così a casa. E poi, e questo è il contrario di quello che consigliano in realtà tutti quanti, ma io ho smesso di pesarmi, cioè ho notato che se mi peso troppo spesso, appunto c'è questo meccanismo che penso troppo al peso, quindi penso al cibo, quindi finisco per mangiare di più, quindi ho smesso completamente di pesarmi, infatti non mi ero accorta di aver perso così tanti chili fino a quando non mi sono pesata e già ne avevo riacquistato qualcuno secondo me, quindi e questo è il fatto, non me ne sono proprio accorta se non dai vestiti che magari prima mi stavano stretti, poi mi stavano giusti o magari anche un po' larghi, ma non me ne sono accorta perché non mi sono pesata. Invece, da quanto ne so, da quanto ho letto, tutti consigliano di pesarsi regolarmente per tenere sotto controllo il peso. Per quanto mi riguarda, almeno su di me, questo non funziona. Per me è meglio che io non mi pesi proprio. C'è sempre quel meccanismo psicologico, cioè se io ti dico non pensare qualsiasi cosa tu faccia, non pensare assolutamente ad un elefante rosa, tu pensi ad un elefante rosa, quindi per me funziona così e quindi ho tentato appunto di lasciare proprio stare la bilancia eccetera e non ne ho più fatto una malattia e quindi quello che ho preso, quello che ho perso l'ho perso in tanto tempo perché appunto non mi sono messa a fare palestra, diete drastiche eccetera, anche perché in realtà non è che ne avessi bisogno, cioè non stavo, avevo sicuramente qualche chilo in più ma non è che stessi male di salute a causa di ciò, quindi non era una cosa che dovevo assolutamente fare, ho fatto così provando per me stessa più che altro, senza nemmeno pensandoci troppo in realtà. Altra cosa che qui in realtà lo faccio e non lo faccio, però se prima non mangiavo colazione, vi sto parlando tipo di un anno
e mezzo fa non mangiavo colazione, però pranzavo e cenavo. E sia il pranzo, c'era un periodo in cui mi ricordo pranzavo e cenavo e mangiavo un sacco sia pranzo che cena. E non facendo colazione arrivavo al pranzo e avevo famissima, quindi mangiavo tantissimo, e poi fino alla sera, poi la sera di nuovo mangiavo tantissimo. Quindi una cosa che faccio è, io almeno per me, io faccio così, salto il pranzo e poi mangio la sera, magari faccio qualche snack durante la giornata, però non pranzo praticamente mai, e poi ceno e poi faccio uno spuntino appunto più in là prima di andare a dormire, o comunque durante la notte o sera tardi a seconda di quanto sto al computer la sera. E almeno questo su di me funziona, perché prima se mi ritrovavo a mangiare magari, che ne so, due piatti di pasta al giorno, un piatto di pasta, una pizza, poi le patate al forno con, che ne so, il pollo, eccetera, eccetera. Adesso almeno mi ritrovo a mangiare, che ne so, la mattina un frullato con la frutta, una merendina, oppure mi ritrovo magari ad alzarmi all'ora di pranzo, quindi mi faccio un panino, però poi comunque non mi strafogo di cibo, ma faccio qualche snack durante la giornata, che anche se è un pacchetto piccolo di Fonsis, però comunque lo mangio, ma non mangio tantissimo, e poi invece arrivo a cena e mangio a cena. Così facendo colazione e mangiando la cena noto che non, almeno non mangio queste quantità spropositate di cibo, anche se ripeto non è sempre così, a volte a colazione non ho fame, non mangio niente e mi ritrovo magari a mangiare qualcosina tipo pranzo, ma evito la pasta. E un'altra cosa, che questa cosa l'ho fatta molto severamente, non mangio mai due carboidrati al giorno. Cioè, se ho mangiato la pizza, ok, esco con una mia amica a pranzo, mangio la pizza, la sera non faccio la pasta. Se, che ne so, capita che pranzo e mangio la pasta, la sera posso mangiare due salumi e basta, due olive, però non prima mi sono resa conto che appunto mangiavo veramente veramente tanta pasta, e per quanto mi riguarda, ragazzi, per me è così, devo evitarla o comunque cercare di mangiare meno pasta possibile. E voi mi dite, ma Nicole, come fai a fare i mukbang o tutte queste schifezze e non ingrassi? No, non è così. È che tipo, per esempio, anche per i mukbang, o magari quando esco e so che quella sera mangerò tantissimo perché c'è la cena in quel ristorante, si mangia primo, antipasto, primo, secondo, dolce, eccetera, eccetera, tento magari di non mangiare tantissimo prima. Cioè, sicuramente non è una cosa consigliata, però io faccio così. Cioè, se so che devo andare a cena e strafogarmi di cibo, praticamente digiuno durante il giorno. Ovviamente se ho un po' di fame, qualcosina sgranocchio, però per il resto veramente digiuno. Mi rendo conto che non faccia benissimo. La stessa cosa per i mukbang. Se mi vedete fare un mega mukbang la sera, vuol dire che probabilmente durante il giorno o non ho mangiato o sono riuscita a mangiare veramente poco. Non sempre necessariamente una cosa comandata, ma quando mi ritrovo ad aver mangiato veramente poco in una giornata per un motivo o per l'altro, perché non sono riuscita, mi dico, ok, oggi è il giorno perfetto per un mukbang, perché posso concedermi un po' di più, perché oggi praticamente sono a calorie zero, ok? Quindi è una cosa, cioè mi regolo un po', ovviamente se ho mangiato tantissimo in quella giornata non filmerò un mukbang la sera, ma proprio perché non ce la faccio, perché poi una volta che ti si chiude un po' lo stomaco non riesci più a mangiare tantissimo. Una cosa che poi io faccio, ma la faccio di mio naturalmente, so che è una cosa consigliata, dicono di mangiare piano, masticare tanto, ma è una cosa che io faccio naturalmente, mangio comunque piano rispetto agli altri sempre, e quindi so che anche questa cosa aiuta, ma appunto io la faccio naturalmente e di solito sono sempre l'ultima a finire quando sono fuori, eccetera, finiscono quasi sempre tutti prima di me, e quindi so che questa è anche una cosa molto molto positiva, perché se mangi molto molto velocemente ti ritrovi a mangiare un sacco e appena poi ti arriva la sensazione di fame, mentre se mangi poco ti arriva nel momento giusto la sensazione di, non di fame, di sazietà, e quindi poi smetti di mangiare quello che è oltre al tuo bisogno, ecco, se riuscite a capirmi. E niente, mie family, questo è proprio tutto. Se non siete ancora iscritti al mio canale, controllate ed iscrivetevi, e ve lo dico perché in tanti mi dite che quando ve lo ricordo vi rendete conto magari di non essere iscritti e vi iscrivete, quindi scusatemi, non voglio essere ripetitiva e ripeterlo in ogni video, so che è una cosa che dà un po' fastidio, però se volete iscrivervi mi fa tanto tanto piacere. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, perché altrimenti potreste perdervi il mio canale e non ritrovarlo mai più nei meandri di YouTube, ok? Quindi scusatemi per questa piccola reminder,
E niente, noi ci vediamo domani con un nuovo video, perché ne carico uno nuovo dal lunedì al venerdì ogni giorno, di solito alle 17.30, ma a volte sono un po' in ritardo, diciamoci la verità. Comunque, questo è quanto. Bacio grande, vi voglio bene, a domani. Ciao.